Buonasera, Ciao buonasera, ragazzi. Luppolini, ben collegati. Questa sera non sapevo cosa fare. Allora, Allora, dimmi, Piero. questa sera sono di nuovo in una stanza molto soffusa, molto. Ma Sembra una cosa hard, ma non. quella di Christian Grey, vero? Sì, ma da tutte le sfumature, questo non solo il grigio. La tua partono dal Dopo marrone, questo, secondo aspetta, me. Ciao mi è Misty, ben caduta. collegata. Ok, ciao Misty. Questa Ah, Misty, ancora. sera cosa? Questa sera cosa? Ancora grazie a Misty per l'altra volta. Il Ah, sì, bordello che ok. Ciao Ristrilli, l'abbiamo. ben collegata. E poi Ciao, ciao, ciao. stasera, Pino, dammi due spoiler, va, perché io non so chi c'è di ospite. Allora, si parlerà di me. No, vabbè, allora, di un argomento molto caldo, Quindi stufa quindi c'è. pellet. E ecco, allora, di qualcosa che l'altra persona ha bisogno, cioè, dai, dai. Cosa? Soldi. Allora, ciao Marta, ben collegata. Ciao, No, ciao. vabbè, la Marta ben collegata, ma non sono i soldi, Ma perché già perché iniziano c'è. a dire, già scrivono uscite gli addominali, ma non è una... Cosa sta succedendo, ragazzi? Ma se volete li esco, non è un problema, No, ragazzi. no, Io. no. Mi dissocio dalla violenza sulle donne con questa cosa, che poi, poverine. Ma no, non è violenza, anzi è un piacere, secondo me. Un casino. Comunque, Pino, visto Se tu mi guardate vuol dire come... che vi piace. No, no. Tu, ma tu come abbordi, come seduci le ragazze, tu, Pino? Facci sapere. Allora, intanto già la bellezza fa, modestamente. Però allora, io la simpatia, il modo di parlare che ho, che tira, secondo me. Io mi rendo. Sì, No, coltiva. qualcuno pensa mi rendo ridicolo, però no, mi rendo personaggio. Sono Ok, rompipalle, sai, stuzzico, cioè sì. Sì, ognuno ha poi il suo modo di fare, non sono no. appiccicoso. Tu stuzzichi solo a pranzo, Pino. Non dire cazzate, per favore. Io stuzzico prima di pranzo, perché pranzo mangio proprio come si deve. Vabbè, Pino, lasciamo perdere, dai. Ma perché devo parlare con te quando ho un ospite che veramente sa come funziona la seduzione? Perché devo stare appresso Oh, a te? bravo. Ciao, Igor, buonasera. Buonasera. Allora, Ciao a buonasera. tutti. Ciao, ben entrato. Allora, Allora, innanzitutto, grazie della disponibilità, in primis. è vero, Grazie a grazie voi intanto. Per avermi invitato, grazie ragazzi. Ma poi mi dovete spiegare questo Napoletani a Torino. Ok. No, di Torino. Ah, ok. Allora, Mio padre è di di Torino. Castellammare di Stabia. E invece, Perfetto. Vai, vai, P. o fai parlare me o parli te? No, vabbè, aspetta. Allora, noi siamo metà e metà in pratica, e per quello siamo qua in Piemonte e senza sputare Ok. nel piatto dove mangiamo, giochiamo, ridiamo su una cosa che è il sud e il nord, cioè è la comicata da sempre. Quindi ci abbiamo fatto un gioco di parole. Ed è uscito fuori questo, in Ok, pratica. ma non siamo qua per noi, siamo qua per Igor Ok. in questo momento. Qua No, ti fanno i scusate, saluti. è vero, mia Esatto. curiosità, visto che ci siamo No, conosciuti. Vediamo un po'. Eccoci. Ah, stavo guardando anch'io la chat. mamma dice che ha una voce molto sensuale e calda. Allora, iniziamo, per favore. Allora, mo lo stai facendo già. Grazie, grazie alla mamma. Ma tu sei napoletano, anche tu, quindi. Io sono campano di Salerno, Ok. però Ah, spesso sono Salerno, avete anche, capito. sì, sono anche nella splendida Torino per lavoro, Ok. perché se qualcuno non l'avesse ancora capito, io di professione da oltre 11 anni sono un accompagnatore per donne, quindi o gigolo come di solito si usa dire, no? È più, fa più scena, gigolo.
probabilmente. Mi fa più scena, è vero, dai. Qua scrivono già sei il terzo napoletano di Torino, in effetti ho ragione. Ah, beh, è vero, effettivamente sì, bravo. Ma ascolta, bravi. Io ti devo fare prima le domande basilari, stupide, diciamo così, che si fanno di prassi, e poi ti devo fare le domande che mi sono segnato per curiosità. Allora, in primis, come è nato questo lavoro particolare? Allora, è nato, come ti dicevo, 11 anni fa circa, siamo quasi a 12 anni quest'anno, ed è nato per un po' per vanità, un po' per mettermi alla prova, un po' per gioco, insomma, le motivazioni poi non le ricordo nemmeno più, ormai è la mia vita da 12 anni, quindi sai, per me questa è la mia vita, insomma, non ricordo nemmeno più le motivazioni che mi hanno spinto a farlo, però sicuramente c'era tanta voglia, essendo io all'epoca veramente un ragazzino, avevo voglia di sperimentare, no? Di sperimentarmi, di cimentarmi in qualcosa che probabilmente facciamo un po' tutti noi maschietti, no? In maniera gratuita, ho detto perché non fare un lavoro. Quindi così andai su internet, dopo aver visto il famoso American Gigolo, andai su internet e cercai di capire se c'era appunto, se era diciamo fattibile questa cosa in un paese come il nostro, fatto un paese cristiano, quindi con il Vaticano, tutta una serie di problematiche. Aggiungerei anche finti perbenisti. Bravissimo, con un falso perbenismo a volte. Con cioè, una vestaglia di apparenza, perché è proprio una vestaglia di apparenza a volte, di scena, quando tutti pensiamo delle cose e poi magari ne diciamo altre, perché è bellissimo dire queste cose, puoi morire. Ma infatti anch'io volevo farti delle domande del genere, cioè non sei mai stato preso di mira per il tuo lavoro, o comunque diciamo... umiliato in qualche modo? Ma sì, soprattutto i primi anni devo dire che è stata dura, perché poi abitando in una provincia come quella di Salerno, dove più o meno ci si conosce tutti, insomma, i primi anni non sono stati proprio così facili. Però ecco, questo è un consiglio che io poi do a chi si affida a me per essere seguito, no, nel cammino di per come diventare accompagnatore per donne, perché io sono anche un coach da qualche anno, quindi sì, sta per uscire tra l'altro il mio libro Come diventare gigolò, i segreti di un accompagnatore per donne. Siamo addirittura d'arrivo, insomma, penso che tra qualche mese saremo non so ancora se in libreria o su Amazon, insomma, sto decidendo un attimo come dove venderemo questo prodotto. Tra l'altro molto interessante. Poi magari quando sarà disponibile, magari faremo un'altra diretta, così. Certo, ne potremo parlare. Io, certo, ma ovviamente sarai invitato volentierissimo. Magari, se la pandemia ci dà l'opportunità dal vivo, magari anche di persona, visto che abbiamo lo studio bello e non dobbiamo stare costretti in queste quattro mura. Ma vabbè, ciao Beast. Io vi dico. Io intanto vi do una news, così, che non ho detto ancora. Io sono positivo al Covid in questo momento. Quindi purtroppo è stato anche... vabbè. Però diciamo che io l'ho presa abbastanza bene. Per mio padre è stato un po' più pesante, insomma. Però ne siamo usciti. Uscendo, insomma. L'importante è quello. L'importante è l'importante è per guarire completamente. Sì, quindi ti auguro solo di rimetterti in fretta e uscire da sto macello. Quella è la prima cosa. Grazie, ma parliamo d'altro. Parliamo di cose belle, almeno, cavolo. Hai da raccontarci un'esperienza strana fatta in questo lavoro? Dai, qualcosa di piccante. Ma guarda, allora, questo è un lavoro, come dico spesso, davvero molto particolare, molto affascinante per certi versi, molto
ai limiti, no, come dire, anche della legalità in alcuni casi, perché insomma per lo Stato il mio lavoro è visto come prostituzione, quindi anche se io accompagnassi semplicemente una donna ad un matrimonio, ad esempio, senza farci del sesso, quello per lo Stato, se io percepisco del denaro, per lo Stato, insomma, io essendo un gigolò, sarei commettendo, Sì. diciamo, non un reato, ma un atto di prostituzione, no? Perché io vendo il mio corpo, ma chi non si vende? Cioè, una volta parlavo proprio con un mio amico di Torino che mi diceva: guarda, io lavoro in banca e secondo te non mi prostituisco al mio capo per avere un avanzamento, per avere, insomma, cioè, un po' tutti, no? Ci vendiamo in un certo qual senso. È E vero. poi io, tra l'altro, sono molto grato al mio lavoro. Sono molto, molto, molto grato al mio lavoro perché mi ha dato la possibilità di crescere come uomo, innanzitutto. E questo lo devo alle donne. Le donne che ho incontrato lungo il mio cammino, no? Che mi hanno formato in un certo qual senso, mi hanno fatto da nave scuola, no? E molti penseranno semplicemente alla parte sessuale. Io quello ero già abbastanza avanti, no? Per fare questo lavoro comunque devi avere una certa predisposizione all'atto sessuale o comunque all'erotismo, insomma, devi essere. Ma le donne mi hanno dato diciamo, degli insegnamenti di vita, quindi anche di cose pratiche, no? Fare alcune, non lo so, proprio di gestione della vita, del proprio mindset, delle proprie, come gestire le proprie voglie, il proprio guadagno, come non sperperare il proprio guadagno. Insomma, ci sono tante cose che poi io metterò in questo libro e eventualmente in un videocorso che stiamo pensando di fare nei prossimi mesi per chi vorrà. E per quanto riguarda invece la domanda che mi hai fatto tu, qualche episodio Sì. particolare, beh, ne ricordo tanti, insomma, io ricordo, penso di ricordare quasi tutte le donne che ho incontrato, e anche con grande piacere in un certo qual senso, cioè di ognuno di loro ricordo delle sfaccettature, ricordo ho dei bei ricordi o meno di un Ti è po' tutte le rimasto donne e le comunque persone che ho qualcosa? incontrato. Assolutamente, assolutamente. Episodi strani, sì, ce ne sono stati, tipo mi ricordo di un politico che mi ha chiamato 2 o 3 volte a Roma, lui era siciliano e praticamente voleva, la prima volta mi fece uscire con la sua compagna a cena e poi dovevamo andare in albergo, in hotel io e la compagna e lui a un certo punto dell'incontro, dopo questa cena, arrivava in albergo con la porta, camera semiaperta, e lui ci spiava dallo spiraglio, insomma. Sì, era una sua fantasia, voleva vedere la sua donna insieme. Cioè, cose, ecco, questa è una cosa strana, Cioè, sicuramente strana. non fa... Ok, sì, no, particolare. è inutile che scrivete vogliamo i nomi perché non vi fa i No, nomi. ragazzi, no, aspetta. Oh, col Adesso cavolo, dobbiamo piacere prendiamo denuncia, anche un discorso ma lì. ho capito, stai no. strillando la persona. No, Ecco, ragazzi, prendiamo un discorso comunque. Oh, scusami, scusami. prima lezione, no, scusami tu, volevo soltanto dire che prima No, vai. lezione per chi volesse diventare un accompagnatore per donne, privacy, quindi qualsiasi cosa voi facciate, i nomi fate finta di non averli mai conosciuti, Capito. anzi spesso davvero non li conosco, cioè delle persone che io ho incontrato non conosco nemmeno i veri nomi, quindi adesso sono cambiate un po' le Sì, cose ci deve perché essere io, una non so se voi lo certa... sapete, ma No, ci siamo... non scusami. sappiamo... No, beh, non Ah, sappiamo, no, ci siamo... scusa. Scusami, pensavo che ti eri bloccato veramente. No, stavi dicendo non No, 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 sappiamo? no. Ah, ok. No, perché veramente... Non so se sapete che io da oltre 3 anni ho aperto partita IVA. Quindi finalmente ho vinto la mia battaglia, ho vinto, cioè io volevo essere, mi sentivo un po' escluso dal paese Italia, dal mio paese, e quindi così ho fatto un po' di ricerche insieme al mio commercialista attuale, al mio avvocato, abbiamo fatto un po' di ricerche
Loro hanno fatto le ricerche per me e finalmente da quasi 4 anni ormai pago le tasse nel mio paese, nel nostro paese, quindi mi sento in pace con me stesso adesso. Oh, finalmente. Sono Beh, è una l'unico, cosa comunque sono bella. l'unico. Vabbè. Ma infatti ti stavo per chiedere come funziona. C'è un codice Ateco. Adesso fa ridere la cosa, però c'è un Sì. codice Ateco? Davvero? Allora, non c'è un codice specifico, ma ci sono alcune cause di alcune mie colleghe, andate male, l'hanno perse le cause, dove praticamente poi in Cassazione si sono dovute sentire dire che chi diciamo, esercita il mestiere di elettricio deve aprire partita IVA come servizi alla persona non classificabili altrove. NCA, quindi servizi alla persona, in poche parole. Ah, ok, Purtroppo quindi questo è magari quello che dice la legge in Italia. con un bel forfettario di tasse, insomma, a muzzo. Ah, Cioè, sì, non ovviamente. o sto dicendo un'eresia, sto dicendo una cosa vera, Assolutamente. quindi. Sì, no, è così. Regime dei minimi, regime forfettario, insomma, si riesce a dichiarare, insomma. Quello che ci arriva sul nostro conto in banca, insomma. Poi sono vari servizi che io offro, per esempio in questo periodo sto intrattenendo, diciamo, delle relazioni telefoniche, messaggi, tramite videochiamate con le mie clienti. Visto che causa pandemia non possiamo incontrarci, io sto facendo anch'io dello smart working, ecco. Poi ho fatto, Certo. anch'io sto In facendo, pratica insomma. sì, Sto perché sì, in producendo, questo momento esatto. Sto producendo dei è video più per che il mio canale normale. YouTube. Ok. Mi piacerebbe, insomma, sì, diventare anche uno YouTuber in questo 2021. Ho iniziato all'inizio pandemia, vediamo di arrivare a un po' di iscritti entro fine anno. Mi piacerebbe molto, insomma, sarebbe bello poter divulgare un po', no, quello che è la mia professione. Poi, come voi ben sapete, nell'ultimo anno ho iniziato anche un nuovo percorso che è quello della seduzione, seduzione che io ho imparato grazie alle donne e vorrei divulgare a chi ha voglia di imparare. No, non mi piace vendere tecniche di seduzione, le trovo molto demodé, molto No, stupide, no, molto... chiamarlo così. ma ci sono dei consigli, secondo me, molto utili. Ok, ti posso Quello fare sì. due domande perché sennò poi me le perdo. Allora, uno mi chiedono quanti anni Vai. hai, ma ragazzi, ma l'età a una donna non si chiede, è inutile. Tre anni ha. No. Ho 3 anni. No, No. vabbè, 30 anni avrà. Portati Sì, ho bene. 30 anni. Portati molto bene. Pensate che io ho iniziato, grazie, ho iniziato a svolgere questo lavoro quando ne avevo 19. Quindi, insomma. Eh sì, perché 12, hai detto 11-12 anni, eri proprio ragazzino. Sì, ero proprio un Cavolo, è ragazzino cominciata quasi con tanta voglia. con tanta voglia. Con tanta voglia, punto. Vabbè, punto, ma infatti. ascolta, ma parlando di seduzione, no? Io bazzicavo in rete per Sì. cercare anche, no? E mi sono apparsi, ti giuro, delle cose strane, tipo delle accademie che ti vendono dei corsi a tipo 2.000-3.000 euro. E una in particolare, cioè a me mi ha risposto anche in base a quanti follower hai, vengo, se no la promo neanche me la venga a fare, tutte queste cose, insomma. Però sono corsi da 4.000-5.000 euro anche. E, cioè, secondo te vendono aria fritta queste cose? O possono essere cose utili. Guarda, ti dirò, io nell'ultimo anno mi sono avvicinato anch'io molto al mondo della formazione e della consulenza, quindi anch'io, diciamo, faccio della consulenza a tutti i ragazzi che vogliono diventare gigolò, vogliono diventare accompagnatori e perché no, anche a chi ha voglia di capire un attimino meglio come funziona l'altro sesso. Quindi sia donne che vogliono conquistare magari proprio ex L'uomo. oppure un uomo insomma che le piace
oppure viceversa, un uomo che insomma cerca di capire come comportarsi verso il mondo femminile. Diciamo che, sai, nella vita io credo che il valore lo diamo noi alle cose, cioè magari quello che per te potrebbe essere superfluo e fuori budget, no? Che magari è un prezzo che tu non pagheresti mai per quella cosa, ma magari non lo paghi per il corso di seduzione. Però magari se sei un appassionato, faccio un esempio, di orologi, ne spendi 10.000 per un orologio. Quindi, sai, il prezzo è molto. Ma basti pensare anche al mio di lavoro, no? Quello di accompagnatore. Ci sono donne che pagano migliaia e migliaia di euro per uscire con me una sera, e ci sono altre Voilà. donne che non pagherebbero nemmeno un caffè ad un uomo. Ecco perché io riesco a far pagare 3.000 euro una notte ad una donna e un altro uomo non riesce a farsi pagare nemmeno un caffè o un trancio di pizza da una donna. Dipende come ti vendi. Quindi qui subentra un discorso di marketing, subentrano tante cose, insomma, che poi, sai, dove c'è richiesta, Ma più che altro come io ti sono vendi un'offerta, e in un certo qual senso. cosa offri? Cosa puoi offrire? Secondo Esatto, me. cosa puoi offrire? Ma se ci pensate bene, io sono un uomo come voi, ok? Ma se voi domani mettete online e dite: io sono Pino Gigolò, ok? Voglio 3.000 euro per una notte con me. È difficile che tu troverai una donna che nel giro di un giorno, una settimana, ti scelga a quel prezzo, capito? Cioè, perché Vabbè, devi io farti sì e tu no? anche sbagliata. Devi farti anche un No, ma è background, molto comunque. semplice. Esatto, cioè io magari ho investito nel marketing, no? Della mia immagine, cioè il mio Voilà. volto è, diciamo, riconoscibile nel mio mondo, ok? Se arriva Pino domani, magari 3.000 euro non li può chiedere perché non è ancora, tra virgolette, Perché nessuno non mi in conosce questo ambiente. nessuno. Magari fra un anno sì. Quindi Sì, qui ho subentra, capito. ecco, quindi ritornando al corso di seduzione o il corso di come diventare gigolò, io posso dire che Sì. col mio corso, che paghi 1.000 euro, ne puoi guadagnare 10.000 euro al mese dopo. Allora tu magari fai i tuoi conti e dici: cazzo, però magari, scusate il francesismo, ma se Igor è riuscito a guadagnare Ok. Sì, come ti 10.000 sei euro al mese, posto? magari ci posso riuscire pure io. E se c'è qualcuno che con soli 1.000 euro ti spiega come fare, cioè io ne avrei pagato 10.000 quando ho iniziato io, se ci fosse stato qualcuno che mi avesse spiegato. Però, ascolta, secondo me questo è un discorso giusto, però può essere fine a se stesso solo per un motivo. Perché un conto è mi fai il corso per diventare gigolò, che poi comunque sarebbe una cosa dove uno va a guadagnarci. Ma la seduzione è fine a se stessa, cioè certe persone vendono proprio il fatto, sai che puoi fidanzarti con una, ti do le tecniche per fidanzarti, capito? Non so, cioè è una cosa fine a No, se no, stessa, quello è il discorso. il tuo discorso è giusto da una parte, però io ti faccio una contromossa, ti dico. Siamo qua apposta. Immagina un uomo che guadagna, un medico, un avvocato, qualcuno che guadagni soldi importanti mensilmente, annualmente, quindi ha uno stipendio importante, ma poi magari, non lo so, vive ancora a casa con i genitori. Oppure, non lo so, vive in una condizione, diciamo, particolare, dove lui magari si ritrova ad avere magari uno stipendio anche che gli permetterebbe di fare una vita Sì. agiata, bella, delle vacanze, potrebbe iscriversi in palestra, ma per pigrizia o per mancanza di autostima, molto spesso. Certo. Si ritrova a casa con la madre a 40 anni a guardare Maria De Filippi il sabato sera. Ok, che non c'è niente di male, voglio dire, cioè, nel senso, Maria è la Ah, perché già visto regina lui con la della mano così. televisione italiana. Ci mancherebbe, però capisci che ci sono le persone che magari hanno un potenziale che non sfruttano. Che non, cioè non vivono appieno delle proprie fortune in un certo qual senso, perché
magari quell'uomo che sta a casa con la madre a guardare Maria, c'è posta per te, guadagna 5.000 euro al mese perché è uno scienziato, è un ingegnere, è un medico, però magari poi non riesce a trovare una partner con cui andare a mangiare una pizza o farsi un weekend fuori porta. Ho capito, E tu magari dici ci soffre di no, questa cosa. no, ho capito, tu dici non prenderla come una cosa di soldi, ma prendila come un investimento su te stesso. Esatto, è una Sì, crescita. in Infatti, modo che ti adesso stavo aiuti a pensando. comunque. Ok, ho capito il discorso, Sì, dove sì, volevi andare sì, a sì. parlare. Infatti, stavamo proprio oggi ho avuto un contatto da un amico personal trainer e da una mental coach di Milano. E stiamo pensando di fare una sorta di servizio, di creare un servizio per soprattutto uomini, ma anche donne eventualmente, per rimettersi in forma con il personal trainer, avere un supporto della mental coach per affrontare al meglio la vita, quindi per darsi una smossa, perché molte persone vivono, ma è come se stessero dormendo. E questa cosa non è piacevole, cioè. Poi passano gli anni e ti accorgi, arrivi a 40, 50, 60 anni, che magari ti guardi indietro e dici: ma io cosa ho fatto nella mia vita? Ho soltanto lavorato, ho soltanto fatto sacrifici. La vita non può essere soltanto lavoro. E la mia figura di esperto di seduzione per appunto avere un approccio facilitato verso l'altro sesso. Quindi poi magari vi informerò quando, se questa cosa prenderà forma, vedremo, vedremo. Davvero un bel pacchetto. È un Sì, bel sì. pacchetto perché considerando che così alzi anche l'autostima di una persona, secondo me, perché Vabbè, però a Pino, volte fermati. Pino, fermati. Secondo me, in primis, quando uno vende un corso di seduzione, agisce sulla propria autostima. Cioè, non serve ovviamente, è solo quello la che volevo mental dire. coach. La mental coach è solo una cosa in più, secondo me. Bestia, ti sto dando ragione. No, però che molti No, adesso a pensano parte che ridiamo su, i ok. corsi di seduzione ti vendono i pacchetti preimpostati. Ah, ho beccato una su Tinder, gli scrivo ciao, e non ti danno il pacchetto preimpostato, ti danno il modo di ragionare di una donna. Sto sbagliando, magari, o sto dicendo giusto? Assolutamente, assolutamente. No, Ma no, no, stai il modo dicendo di ragionare di giustissimo. una donna, Ecco, ma noi penso. punteremo. Ah, scusami, ti ho interrottissimo, scusami. Vai, vai. Ah, dicevo anche nel fatto di se stessi, perché secondo me ti dà anche il modo di approcciare con una donna, ma ti dà anche il modo di avere più autostima di te stesso, perché avendo comunque un'autostima un po' più alta, riesci comunque ad avere un approccio, una relazione o quel che sia Ok. con un'altra persona dell'altro sesso. Sì. Perché tante persone hanno proprio la mentalità chiusa. Se una motivazione, un esempio che secondo me. Se io penso, mi alzo al mattino e penso, faccio schifo, sono una merda. Adesso parlo proprio papale, Anche papale. meno. Proprio francesismo, come si Parla. dice, no? Se io penso una cosa del genere, ma come posso mai trovare una donna? Cioè, dimmi Sì, tu, sbaglio. difficilissimo, difficilissimo. Se sei in quella condizione lì che ti svegli al mattino così, mi sa che le donne scappano prima di chiederti scusa, sei l'ora. Assolutamente. Cioè, capito? Sì, perché non puoi Purtroppo dare una sicurezza agli altri l'autostima se la. non ce l'hai neanche in te, Di secondo solito me. quello che. Sì, esatto, ma quello che attira di più l'altro sesso, soprattutto il sesso femminile, è la sicurezza che un uomo riesce a trasmettere. Sì. E la sicurezza in alcuni casi si può migliorare, migliorando proprio praticamente degli aspetti della tua vita, ma la sicurezza si può anche, in un certo qual senso, imparare a fingerla. Passatemi il Sì, termine, cioè in alcuni ho capito. casi. È utile anche fingere sicurezza, però bisogna fingerla in un certo modo. E poi, ovviamente, parliamo di un approccio di una sera, oppure parliamo di una donna che ci piace e che vogliamo, tra virgolette, tenere con noi a lungo termine. Cioè, ci sono delle differenze. Ecco, Ok, giusto, l'approccio giusto. così per una serata, insomma, è un discorso dove si può anche fingere. E i rapporti a lungo termine non Non bisogna. funziona questa cosa. Ah, Non sì. bisogna fingere perché non bisognerebbe fingere mai, però chi è esperto di seduzione, chi vende pacchetti di seduzione, di corsi di seduzione,
purtroppo è così, c'è la cosiddetta PNL, lo studio del linguaggio non verbale, quindi le Vale, sì. mani, lo sguardo, le labbra, la mano nei capelli, cioè ci sono tante cose che il linguaggio non verbale, se imparate, veramente possono aiutare Certo, tantissimo farti capire in tante molte cose di situazioni. una persona. Ciao Frale, Anche ben quando non parla, collegato. ovviamente, sì. Ma Ah, ascolta, ciao, tutto è collegato, non ho sentito niente. vabbè, Frale, ma ascolta, ma Ah, ciao, invece bravo. cosa ne pensi del mondo di internet? Cioè, nel senso dell'OnlyFans, per esempio? Allora, io sono un gigolò 2.0. Prima i gigolò dell'epoca, negli anni, non ricordo, 50, 60, 40 addirittura, ma addirittura i gigolò sono stati, diciamo, ci sono prove che esistevano gigolò già all'epoca dei greci. Quindi questi giovani ragazzi bellissimi fisicamente che si vendevano a questi potenti signori e gli offrivano, diciamo, gli regalavano case, gli regalavano, insomma, una Sì. vita, diciamo, fatta di agi e di ricchezze. Quindi, allora, io sono un gigolò 2.0, dico sempre, perché sono nato e lavoro grazie al web. Quindi io sono davvero molto grato al web perché mi ha dato la possibilità di reinventarmi, no? Di creare un lavoro che sì, esisteva, ma adesso abbiamo reinventato noi Gigolo 2.0. Quindi sono davvero pro, cioè assolutamente pro. Tra l'altro, negli ultimi mesi sto testando questo nuovo social chiamato OnlyFans, dove praticamente ci si può mostrare in tutte le salse, ecco, in maniera più sensuale, in maniera più erotica, con delle foto e dei video ovviamente un attimino più spinti. Spinti. Scusate, ma il COVID ogni tanto si fa sentire. No, scherzo. Sto bene, per fortuna. Niente, quindi per esempio, ci sono queste piattaforme online molto interessanti dove sia uomini che donne si possono iscrivere, possono creare il proprio canale e vendere, diciamo, se stessi, la propria arte, perché no? Magari ci sono persone come pittori oppure scultori che hanno il proprio canale OnlyFans. Addirittura cantanti, cioè ho proprio fatto un video che forse sicuramente voi avrete visto sul mio canale YouTube, dove praticamente Cardi B, la famosissima cantante Cardi B, ha lasciato un suo pezzo proprio sulla piattaforma e questo ha fatto crescere esponenzialmente il valore di questa piattaforma. E quindi poi di conseguenza molte persone del suo calibro o comunque simili si sono iscritte ad OnlyFans attirando verso OnlyFans Una bella veramente una fetta di cantidà pubblico. sì, di pubblico, sì. Ok, grazie Giulia per essere Quindi diventata diciamo un che lupolino. l'internet è una... Ah, ok, bella. Salutavo la Comunque gente. diciamo che l'internet per il tuo lavoro è un aspetto importante. È un dato buono comunque, rispetto a non avere Assolutamente. piattaforme social e cose del genere. Ma Se no, assolutamente. Io l'unica cosa mandavi che ho trovata. l'annuncio. Aspetti, fai parlare lui perché Prima. stavi. No, no, no. Prima ricordo quando ho iniziato io che stavano per terminare le riviste dove si scriveva ragazzo giovane disponibile, chiamare disponibile 24 ore su 24. No, c'erano proprio questi giornali dove c'erano la sezione annunci, però quando ho iniziato io già stava finendo quell'era. Ecco, sì. E iniziavano i primi siti di annunci, però erano davvero molto scadenti. Ricordo che anch'io ho iniziato con degli annunci gratuiti. Poi, Ah, già beh, quando ho sì. iniziato io c'erano dei siti, diciamo, forti, dei siti di settore proprio per accompagnatori. E quindi poi da lì è iniziata la scalata. Poi ho creato il mio sito web personale, i primi investimenti, no? I primi guadagni che investivo in pubblicità, in fotografo, in abbigliamento, insomma, è stato Sì. una bella escalation.
Sì, stavo facendo proprio un bel escalation. Adesso. Ma dai, ti faccio una domanda, però adesso è scherzosa, però devi Vai, darmi vai. proprio la risposta migliore. Come faresti per adesso sedurre una donna tramite web? Cioè, se sai, dovresti sapere tre interessi, mettiamo caso, no? E sono parrucchiera, musica, discoteca e centri commerciali. Tu come ti approcceresti a una donna così? Ah, diciamo che questo è un profilo abbastanza soft, insomma, abbastanza di difficoltà medio-bassa, insomma, anche se poi in realtà una difficoltà non esiste. Poi quello che dico sempre io è che molto spesso quando capiamo di non piacere ad una persona, spesso bisogna valutare bene prima di cimentarsi nel, come dire, Nell'approccio non mi viene adesso la diretto. parola, sì, ma non, a volte insistere, cioè bisogna prima quantificare quanto ne vale la pena, cioè quanto ci piace quella persona, quante energie siamo disposti a, tra virgolette, Sprecare. sprecare, passatemi il termine, cioè nel senso. Cosa vogliamo da quella donna? La conosciamo veramente? O siamo innamorati dell'idea che abbiamo? Ecco, per esempio, questo è una cosa che fanno moltissimo le donne, molto molto spesso, ovvero idealizzano un uomo, quindi si fanno un'idea di quell'uomo e se ne innamorano. E poi magari riescono anche ad arrivarci, perché sappiamo che la donna ha un potere abbastanza. Diciamo, ha sempre il coltello dalla parte del manico, non è sempre così, poi come dico sempre io, però Non sempre, lo diciamo che la impara donna la. spesso. Esatto, però quando diciamo questa donna che ha il coltello dalla parte del manico, non mi viene la parola, mi sono un attimo perso, stavo dicendo Ah, una cosa e mi non sono ti perso. Boh, sarà preoccupare, il Covid, che vi devo dire? no, Sono io. non è ogni cosa il No, COVID, no, no, perché sei manco preso a nel farla apposta. giornale così. No, no, perché manco a farla apposta. Prima, proprio prima ho sentito un amico che mi ha detto: guarda, c'è questo amico mio che ha avuto il Covid e all'improvviso non si ricorda che cosa stava dicendo. Allora ho detto: ah, sarà quello pure a me, non lo so. No, Ah, stavo tossendo, ok. stanco. Vabbè, allora io tengo Covid tutta la vita. È da quando sono nato che tengo Covid. Allora, no, stavamo parlando del Comunque, fatto di comunque giusto, seduzione. Dimmi, sì. giusto, no, no, sì, no, quello che volevo dire poi, tutto sommato, che cerchiamo di capire bene, di quantificare quanta energia vogliamo impiegare in questi corteggiamenti. Ne vale pena? Cioè, prima di E chi è quella come dire, persona oltretutto? intestardirsi, esatto, intestardirsi per conquistare una persona, che sia un uomo, che sia una donna. Cerchiamo di mettere sul piatto della bilancia la nostra, come dire, la nostra persona con chi abbiamo di fronte. Cioè, molte persone non ci meritano nemmeno. Oh, Questo bravo. fatto in precedenza ci permette di non soffrire. Ecco, io vedo molte persone che soffrono per amore, diciamo così, ma amore che hanno semplicemente nella loro testa. Cioè, bisognerebbe captare prima dall'altra persona se c'è questo reale interesse. Se non c'è, è uno scatafascio, è un suicidio. Cioè, non ha senso intestardirsi per conquistare una persona che non ci merita, che non ci Sì, no, ho desidera. capito. Allora, ascolta, una domanda un po' più soft e poi un'altra te le faccio a raffica così almeno andiamo veloci. Allora, Vai, una mi vai. chiedono, ma quindi fidanzate non ne ha? E questa Io? è la... Sì. Allora, io ho avuto in questi 11 anni diverse compagne,
Quindi assolutamente anche i gigolosi si innamorano e hanno delle relazioni, diciamo, normali. Io faccio sempre l'esempio di Rocco Siffredi, che ha una moglie bellissima, dei figli stupendi, dei business milionari e continua a girare i porno. Insomma, è un lavoro. Forse per il gigolo è un po' più complesso il discorso, perché mentre l'attore va sul set, gira la scena e poi torna a casa dalla moglie. Sì, ho Il capito. gigolò si trascina il lavoro anche nella sua vita di tutti i giorni, perché le clienti sono sempre al tuo fianco, sono sempre con te, con un messaggio, con una telefonata. Quindi è un attimino più complicato il lavoro del gigolò, Più è più complicato, sì. totalizzante. Ok, e invece l'altra domanda era: quali sono i servizi che offro in qualità di gigolò? Io chiamo, dico ciò che voglio, lui fa il prezzo. Sì, raga, è tipo Just Eat. In base a quello che volete, arriva lui, non in bicicletta, perché ti Ma do. sai che ti dirò di più. Io nell'ultimo l'anno scorso, fino all'anno scorso, volevo inserire all'interno del mio sito, che non so se posso ricordare com'è il sito. Certo. Ah, sì. Il mio sito è sì, il mio sito è igorgigolò.com, quindi molto semplice, igorgigolò.com, senza accento sulla O finale, quindi igorgigolò. E poi mi trovate sui social come Igor Esperto di Seduzione, sia su Facebook che su Instagram. Instagram. Sì, e stavo dicendo, vedi, il Covid, sono sicuro. No, no, in poche parole chiedevano i servizi che offro in qualità di gigolò, se ci sono i pacchetti, se fai lo sconto famiglia, se Ah, ok. vengono Sì, col pullman. richiama. Sì, se viene mamma e figlia le faccio un 30% di sconto. Le Ok. Ah, vedi. gemelle, 60% di sconto, cioè proprio lì è, insomma, quasi regalato. No, scherzo, scherzi a parte, sul mio sito trovano anche, no, Tariffario per farsi prezzo. un'idea, basta scrivere gigolò prezzi su Google, uno dei primi siti è il mio, insomma, lì ci si può fare un'idea di quali possono essere i costi. Comunque, molto semplice. Io nell'ultimo anno ho rimosso il mio numero di telefono dal mio sito, perché insomma non mi piaceva ricevere le chiamate da chiunque a qualsiasi ora del giorno e della notte, quindi ho preferito lasciare il mio indirizzo email, oppure c'è il form contatti dove si può scrivere un messaggio, mi arriverà una mail e io risponderò nel giro di 24, massimo 48 ore. E poi, una volta che ci si è messi d'accordo, io ovviamente lascerò il mio numero e si parlerà dei dettagli, del luogo dell'incontro, dell'orario e quant'altro. Comunque è molto semplice, cioè nel Sì, senso come tutte le cose. ci si parla Sì, come ovviamente. tutte, qualsiasi uomo e donna che si organizzano per un'uscita sabato sera o per un weekend alle terme. Ma invece hai mai pensato di mollare? Ma sì, qualche volta, soprattutto nei primi anni, sì, devo dire la verità, ero forse proprio su questo divano e ricordo che avevo il mio cellulare del lavoro come dire, sul bracciolo del divano, e ricordo che all'epoca ero anche fidanzato e c'era la mia, questo è un aneddoto che non ho mai raccontato a nessuno, c'era la mia ragazza qui al mio fianco, che ogni tanto mi toccava, sai, spuntava la manina da qui che mi toccava, mi voleva. Io ero talmente depresso perché il mio cellulare non squillava, quindi non ricevevo richieste di lavoro, che io non riuscivo nemmeno a fare sesso con la mia ragazza, cioè ero talmente demoralizzato che a volte ho pensato, ma guarda, adesso basta, mi sono scocciato, tolgo tutto di mezzo. Però c'era qualcosa dentro di me che mi diceva sempre, una vocina che diceva, questo è il tuo lavoro, se perseveri potrai avere i risultati che poi io mi ero prefissato di guadagnare determinate cifre al mese, all'anno, e io piano piano sono andato a modificare le cose che poi ho capito essere, ritenevo sbagliate, e ho Certo. ottenuto i risultati. Questo ovviamente insegnerò all'interno del mio libro e del mio videocorso quando sarà. Per tutti i ragazzi, insomma, gli uomini che vorranno Ok. capirne di più, poi lo faranno o non lo faranno il lavoro, però
si faranno sicuramente un imprinting, un'infarinatura di questo mondo, eccetera, eccetera. Tra l'altro sto seguendo proprio un ragazzo che vive a Torino in questi Ah, mesi, ok. Ah, che vuole ok. iniziare a fare questo Ma minchia, mestiere. Pino, ma non me lo vuoi dire che ci sta seguendo? Ma me lo Vabbè, vuoi Pino, dai, diciamolo. dire? Pino, dai, Pino. Ma me l'avevi scordato, secondo me è un Covid. Ma No, ma boh, boh. No, vabbè, comunque, anche se non foste poi un lavoro futuro, comunque è sempre un attimino di, secondo me, di sicurezza in più in un approccio. Già il fatto di gente che non sa parlare con una donna è secondo me una cosa grave, cioè non avere un rapporto. Secondo me, con un corso del genere, con un aiuto del genere, avere un minimo di sicurezza, secondo me ci sta. Anche se non diventasse un lavoro, ripeto, non è Mamma che mia, poi no, tutti devono diventare gigolò, cioè, ognuno ha il suo, però. ma Cosa aspetta, c'è? Cosa Pino, c'è? perché io e Igor stavamo, penso, ridendo e toccandoci la barba perché Frale ha scritto, ecco perché si sta facendo crescere la barbetta sexy e però parlava di te, ovvio. Aspetta un attimo, non è che ho fatto colpo su Frale. No, su Frale, con No, Frale. Con ma piacere. Igor, ma i tuoi che dicono della scelta del tuo lavoro? Scrivono qua in chat. Sì, ho letto. Beh, diciamo che i primi tempi sono sempre i più duri per la famiglia, perché sicuramente hanno preso un Una bel famiglia sì, colpo. perché devi farli abituare. Esatto, però sai, allora io dico una cosa un po' forte. Allora immaginate un figlio omosessuale o una figlia omosessuale in una famiglia, diciamo, vecchio stampo, no? Per quel figlio dire che mamma, papà sono omosessuale è una bella, cioè, una bella sfida, no? È una bella, Certo. purtroppo dico, perché per me non c'è nulla di male nell'essere omosessuale, però. In Certo. molte famiglie, soprattutto del sud, ma non solo, in tutto il mondo ci sono delle zone del mondo Ma anche dove qua nel nord non è c'è un più problema. Non è che razzismo, c'è cambia. più. Esatto. Però in alcuni casi, diciamo, è veramente difficile dire una cosa del genere. Beh, io mi sono trovato un po' nella stessa situazione, no? È quasi come se dovessi dire mamma, sono gay, oppure mamma, insomma, cioè. È una condizione, ma ripeto, io ho tanti amici omosessuali che amo, che adoro, sono persone eccezionali, cioè per me No, no, tutta quello no, il è per fare mondo l'esempio. gay, insomma, però per fare un esempio, quindi non è discriminatorio, voglio ben, perché quando faccio questo esempio molte persone mi dicono, vabbè, ma perché, che c'è di male essere omosessuale? Per me nulla, però io dico in alcune famiglie, ancora In alcune bigotte, famiglie. ancora che la pensano all'antica, esatto, è una vergogna, no, dire essere omosessuale. E molte volte capita pure a chi fa l'escort o chi fa l'accompagnatore di avere persone, magari proprio della propria famiglia, contro, e quindi che magari provano vergogna ad avere un figlio che fa lavoro del genere. Ma se alla fine sei una brava ragazza, sei un bravo ragazzo, Oh, cazzo. voglio dire, cioè, non ci Sì, vedo si nulla di tratta solo di avere un po' di male. tempo per farli abituare all'idea, forse. Non è proprio una passata, ma ci si può riuscire. Ah, no. Ah, io Posso adesso, capire. scusa la domanda, puoi anche mandarmi a fanculo. Però all'inizio, Vai, vai. quante volte ti avranno detto, ma tanto mica farai, cioè guadagnerai con questo lavoro? E poi magari dopo non si sono ricreduti vedendo comunque il fatturato. Diciamo che quello è stato lo schiaffo morale più bello che ho dato a molte persone, cioè quella è la cosa più bella. Bellissimo. Cioè, quando io mi occupo Sì. anche ultimamente di investimenti finanziari, sono appassionato di finanza personale, insomma, di un sacco di cose. Quindi non faccio solo l'accompagnatore, ma davvero i miei interessi spaziano dallo sport, dal snowboard, dal bodybuilding, insomma, ho tanti interessi nella mia vita perché penso che bisogna, diciamo, essere persone complete, cioè le persone che non hanno hobby, non hanno interessi,
purtroppo sono destinate a rimanere da soli, insomma, non avere molte persone interazioni. vuote. E oggi non avere interazioni è qualcosa di esatto, magari non per forza vuote, però sicuramente una vita meno attiva. Ecco, io fortunatamente ho molti interessi e ringrazio sempre i miei genitori per avermi fatto curioso, dico io. E comunque quello che mi dicevi tu prima, il fatto dello schiaffo morale, guarda, è stata una cosa stupenda poter Una dire, guarda, soddisfazione. sì, magari adesso io passo col Mercedes nuovo di zecca e magari l'amico mio che mi criticava fino a qualche anno fa, magari c'ha ancora, cammina a piedi perché non ha, Ah, oppure perché la poi macchina. quelli sono, scusa la volgarità, ma quelli sono i peggio bastardi, perché sono quelli che prima, minchia, il gigolò, che figo, tu le trombi, tu fai là, poi sotto sotto, quando però vedono che tu fai il fatturato, ti dicono, minchia, ora quello, tanto fa un cazzo, guarda, minchia, è Sì, diventato no, persona. ah, hai voglia. guarda, quando inizi a fare questo lavoro, molte persone ti diranno: ma come fai a lavorare? Ma tu sei brutto, ma tu c'hai il naso così, ma tu c'hai il brufolo tu qui, ma tu c'hai la pancia, ma tu c'hai questo. Fottetevene. Qualsiasi business Voilà, la voi prima avete cosa. intenzione di fare, fottetevene. Perché se non Mamma mia. credete voi stessi, in voi stessi, non lo faranno gli altri. Da noi c'è un detto che dice: nessuno ti viene a dire lavati la faccia che sembri più bello di me, no? Che sembri più bello, no? Se ti lavi la faccia. E questo succede anche nel mondo del lavoro. Voilà. Cioè, quello che conta poi è appunto, come dicevi tu, il guadagno, cioè il tuo, ma nemmeno i soldi in sé, ma il tuo stile di vita. Cioè, se tu migliori il tuo stile di vita con il tuo business, hai fatto bingo. Cioè, sei un grande perché sei riuscito. Infatti, poi molti amici e molte persone di mia conoscenza mi stimano per quello, perché sono riuscito a farne un lavoro di questa professione, cioè a farne proprio una vera e propria professione, no? Di questa cosa qui. E quindi, cioè, chapeau. Cioè, io farei, Bravo, mi alzerei il cappello bravo. anche Bravissimo. davanti ad altre persone che fanno altri business, assolutamente. Non, chi è vincente, vincente. Non, Certo, concordo. Grande Frale per continuare a essere un super lupolino dopo altri 2 mesi. E grazie Bella, per brava. altri soldini che mi Bella, fai mettere da parte. Grazie. Allora, bisogna ringraziare comunque. No, è che molte persone comunque no, ovviamente. tendono a prima dirti tante belle cose e poi dopo in verità non vorrebbero dirtele quelle belle cose. Sono quelle frasi di sussistenza, dette No, così. no, tanti non te le dicono neanche, è gente che, Ma no, tanta gente sempre questo, ah, ma cosa devi Pino, fare? no, c'è tanta gente che ti augura il meglio quando invece vorrebbe che tu mettessi i piedi nella merda. E questo è il vero problema di tante persone. Ho Va detto uno bene, sì, hai sbagliato? ragione. È vero, è vero. Non è così, Vabbè. infatti, poi fondamentalmente quello che conta è che noi siamo felici, cioè dobbiamo essere felici, la nostra vita deve essere felice, dobbiamo sorridere dentro, poi degli altri ce ne deve fregare relativamente, insomma, avere un'opinione pubblica positiva sicuramente è una cosa bella, no? Che tutti, che Certo. ne so, se Allora, fai penso che tutti l'attore, vorrebbero. esatto, tutti vogliono un po' di notorietà, essere stimati, essere, però se ci focalizziamo soprattutto all'inizio di un business su quello che pensa la gente, il nostro business probabilmente non decollerà mai, ma Bravo. si manterrà sempre No, è vero, sotto, soprattutto diciamo, inizi. sotto. Esatto. Questo Il penso sia decollo è la parte fondamentale. più critica. Guarda, io ti dico, noi abbiamo YouTube e altre cose, però da quando siamo spostati qua abbiamo iniziato a ingranare e vedo risultati, qualche soldino, follower in più. All'inizio, no, ma Pino, non diciamo parolacce. No, Pino, non dire quello. No, Pino, diciamo che siamo No, così. no, Ma perché dobbiamo ascoltare? Facciamo quello che vogliamo noi, perché poi se ti blocchi la gente lo nota, non ci piace per culo, tanto. sì, perché poi Chiaramente. chi ci conosce veramente sa che non siamo veramente così, perché si vedeva. Ah, quello non lo diciamo, no, quello evitiamolo, poi magari lo Ma mettono in perché allora. avevamo Ah, quello paura, lascia alle volte perdere. facevamo battute sui piemontesi, avevamo paura, no, ma diciamolo che è satira, che magari si offendono.
Invece poi ho detto, ma che Sì, cazzo, cioè. quello lo eviti, l'altro lo eviti. E tante volte diciamo, mica, ma non possiamo dire un cazzo, cioè, è compagnia. Però... Comunque, No, e no, a volte, quello che volevo dire semplicemente, che a volte quello che poi eviti di dire è quello che ti potrebbe portare al successo, cioè, anche capito? perché hai ragione. Così Perché è la è verità, così. perché poi noi facendo anche gag comiche, cose del genere, cioè, se a volte non hai un po' di sana cattiveria, ma umoristica, perché poi noi giochiamo, cioè, ti togli tutto, allora non possiamo neanche più fare la battutaccia, cioè, Vai, fatemi un po' di satira dico. addosso, vai. Ma no, ma va, già c'è il Covid, basta, no? Volevo dirlo io. Dai, No, vabbè, vabbè, cioè. Igor, allora ascolta, ti lasciamo i pochi minuti finali, Sì. anzi, prenditi un quanto vuoi di tempo e di tutte le tue referenze, Instagram, YouTube, Facebook, il sito, non il cellulare Sì, perché sennò infatti ti un po' di chiamo. promo fatto bene, vabbè, un Sì, no, cellulare no, carino, no, però... il cellulare no perché qua le lupoline partono, scrivono, oh, piano, per favore. No, basta non parte frale, eh. Va bene, allora, diciamo, partiamo dal mio sito personale che è www.igorgigolo, quindi senza la O finale.com, quindi igorgigolo.com, il mio sito personale. Poi sui social mi possono trovare come Igor esperto di seduzione. Mentre su Twitter, perché su Twitter, diciamo, chi atterra su Twitter poi passa in maniera molto easy su OnlyFans, quindi mi può trovare su OnlyFans come Igor Model, ma se andate su Instagram, Igor esperto di seduzione, nel link in bio ci trovate tutto. Quindi basta poi tutto sommato andare su Instagram, io esperto di seduzione, e nel link in biografia trovate tutti i riferimenti, Twitter, Facebook e quant'altro. Finito qua. E Ok, niente, quindi. allora mi Pensavo. raccomando, andate a vedere il sito, mi Allora, raccomando. invece noi ci vediamo martedì, penso, adesso non so che Ah giorni. no, pardon, 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 Da, ah, pardon. ok, fermi, 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 Ma dove andate? dove andai? Pardon, no. Solo una cosa, trovate anche il link al mio canale YouTube, però vi invito a, diciamo, ad iscrivervi al mio canale YouTube che è Igor Gigolò accompagnatore. Comunque se scrivete Igor Gigolò su YouTube, insomma, mi trovate, perché pubblicherò nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, Perfetto. tanti contenuti nuovi, tanti contenuti soprattutto esplicativi, quindi divulgherò un po' di conoscenza nel mondo della sessualità, nel mondo della seduzione, nel mondo dei sex toys, quindi tanti contenuti davvero secondo me molto interessanti. Se vi fa piacere, seguitemi. Ok. Perfetto, Invece noi grande. ci E vediamo aggiungo prossimo. ancora, Vai. quando sarà l'uscita del tuo libro? Per aggiornare un Pino, attimino. credo tra qualche mese, credo tra qualche mese, ci stiamo lavorando sodo per fare un prodotto. In realtà era Ok, allora finito, manca però io ancora non ero poco, dai. soddisfatto. Siccome sono un po' perfezionista, Good. Bravo, bravo, così ti perfetto. voglio. Allora, ok, noi. Volevo creare un prodotto, volevo far uscire fuori un prodotto di qualità superiore, insomma, che Un potesse essere prodotto letto anche buono da rispetto uomini, da a. donne, da persone di 40, 50 anni, dal ragazzo di 20 che vuole iniziare questo lavoro. Insomma, voglio inserirci, ci sto inserendo tante anche delle, diciamo, dei pezzi di racconti di vita vissuta di Igor Gigolò in questi 11 anni di carriera, insomma, per rendere il tutto molto più bello, molto più anche un pochino più romanzato in un certo qual senso. E non un semplice manuale per chi vuole diventare gigolò. Quindi è molto di più di un manuale. Ok. Perfetto, E dai, perfettissimo. allora ascolta, Igor, noi ci sentiremo magari ancora in privato, che magari ci lasciamo il cellulare, che ne dici? Così per quando uscirà il libro, tu Assolutamente. contattami, E magari magari se finisce sto Covid, facciamo una una drive con. ospitata un po' Ma magari dal vivo più che altro. sarebbe bello. In Assolutamente, studio, con non. piacere facciamo una diretta in quel di Torino. In quel di Torino, non è?
Bravo, bravo, Ma il di Torino non è torinese. allora. Tanto io ho i parenti a Torino, quindi. Ma sì, no, anche questa qua Beh, oggi. è una battuta che magari all'inizio non E avremmo noi mai abbiamo i fatto. parenti giù, alla fine, cioè, è uno scambio equo, diciamo così. Esatto. Un Va bello bene. scambio equo. Ringraziamo Igor per la presenza, la bella Grazie presenza. ancora, Igor. Anzi, adesso sono due Ah, belle stasera presenze. non abbiamo salutato Alaska intanto, Vabbè, salutiamo eh. Alaska. Ciao Ciao. Alaska, ciao, ciao, Ok, va bene. ciao, ciao ragazzi, Seguiteci su Instagram, ciao, ciao. No, è raga. nostro compagno il boiler, è un Vabbè. personaggio a sé. Lo intervisteremo poi. Pensavi me ne fossi dimenticato, No, eh? io me l'avevo dimenticato. No, Vabbè. volevi dimenticartene, che è diverso. Vabbè. Comunque, seguiteci su Instagram È il Covid. per le live future, Instagram, Twitter, Vero? tutto. Se volete di nuovo Igor, fatecelo sapere, ma tanto io lo invito lo stesso, me ne batto di quello che dite Ecco, voi. bravissimo. Tanto l'avremmo fatto. Pino, ricordagli i nomi degli account, visto che ti pago per qualcosa, Porca miseria, tu mi devi pagare, veramente mi devi pagare. C'ho il Covid, sono scuro di tutto coso. Lo dico ogni volta. allora Instagram. Allora, cominciamo con l'Instagram i napoletani di T. Ok, Proprio YouTube. semplice, semplice. YouTube i napoletani di Torino, che fantasia, ragazzi. Facebook. Poi, Vai, allora, Facebook. i napoletani di Torino su Facebook, tra Twitter. l'altro, allora. Twitter, chi Twitter. se ne frega di più? No! Allora, qui il canale è qua, ragazzi, siete qua, quindi dovete stare qua. Il martedì e il giovedì siamo in live, ovviamente, dalle 9:30, salvo alcuni spostamenti che lo vedrete nelle storie su Instagram. Madonna, ma tu sei diventato Oh, bravissimo! hai visto Sei poco per volta? bravissimo! Quindi, se volete L'antitecnologico ce la sta facendo. le foto di Pino nudo, apriremo un OnlyFans di Pino che Vai sarà. Pino, siamo tutti con te. Io, guarda, accetto volentieri e guarda, mi sacrifico per voi. Assolutamente. Dai, tanto penso che 1 milione di euro in più all'anno può fare proprio comodo. Ma sì, ma poi chi è che non ha 1 milione di più? Cioè, 1 milione di... Mamma mia, all'anno. Chi è che non ce l'ha da darmelo? Dai, dai. Parliamoci chiaro. Ciao ragazzi, ci vediamo prossimamente. Ciao Ciao. ragazzi, grazie di Grazie averci ascoltato, ragazzi. grazie ancora a Ciao a te Igor. tutti. Ciao ragazzi ancora. Ciao. Ciao.